e la tua passione possano comunque indirizzare questa amministrazione verso un percorso positivo. Io mi auguro fortemente che tu sia te stesso, perché è importante per tutti quanti noi, importante perché noi vogliamo fare un'opposizione seria, un'opposizione costruttiva, un'opposizione che vada a vantaggio di questa città, come è sempre stato l'atteggiamento che abbiamo avuto in questi anni. Mi piace dirlo perché, Sindaco, lei ha detto che per la terza volta partecipa a questo rito cittadino. Io ci partecipo per la sesta volta. Sono entrato in Consiglio Comunale nel 94, ero il più giovane consigliere nel 94, oggi non sono il più anziano, però sono quello che c'è da più tempo e sono quello che ha avuto l'onore e l'onere di essere votato dai cittadini per sei volte consecutive per rappresentarli in quest'Aula. Quindi voglio svolgere il mio compito nella maniera più consona a chi oramai c'è da tanto tempo, ha la stessa passione di vent'anni fa, ha molta più esperienza e ovviamente ha visto passare molta acqua sotto i ponti, per dire che la lettura del sindaco molto chiara sulle linee di mandato ovviamente è un titolo di un tema che deve avere i suoi contenuti, perché i titoli dei temi sono tutti quanti belli, bisogna vedere poi com'è il contenuto per vedere se chi lo ha svolto merita il voto della sufficienza o se si è andati fuori tema. Ovviamente su questo noi vigileremo e vigileremo molto. Io faccio gli auguri a tutti i componenti del Consiglio Comunale, mi fa piacere che ci siano molte donne a cui faccio un doppio augurio, perché so quanto è difficile svolgere il compito di consigliere comunale e in questa occasione abbiamo molte più donne rispetto al passato. Faccio gli auguri ai nuovi consiglieri comunali, anche ovviamente a chi c'è stato da più tempo, ma i nuovi ne hanno più bisogno, perché ovviamente svolgono un compito molto complesso che poi si impara anche con il tempo e nel tempo. Io ho avuto la fortuna di conoscere qualche gigante della Prima Repubblica che era in Consiglio Comunale nel 94, ancora mi onoro di essere suo amico e ancora ascolto i suoi suggerimenti, perché sicuramente chi ha fatto il consigliere comunale, chi ha fatto politica, chi è in mezzo alla gente merita il rispetto di tutti, e questo lo dico a quest'Aula, lo dico anche a tutti i presenti, perché spesso la politica ci porta a svolgere un ruolo di contrasto e sembra quasi che i politici agli occhi della gente non siano le persone che invece poi vengono votate perché sono quelle più affidabili, evidentemente, no? Perché poi questo succede, perché chi esprime un voto sulla fiducia, e se c'è gente che prende i voti vuol dire che queste persone sono assolutamente affidabili. Poi si entra qui, si comincia con il confronto e questo confronto porta a una visione diversa, soprattutto nell'immaginario collettivo. Io invece voglio ribadire la forza della politica, la forza della politica seria, perché deve esserci la politica seria per migliorare le condizioni dei cittadini. Certo, poi non è sempre rose e fiori e non mi va neanche di essere quello che fa l'intervento politicamente corretto senza dire le cose che non vanno, perché è giusto dirle, è giusto parlarci con il linguaggio della concretezza, della chiarezza, della sostanza e della concretezza, quel linguaggio che ci ha sempre distinto in questi anni, anche prendendoci attacchi che abbiamo accettato, ma che ovviamente, a cui ovviamente abbiamo risposto con le nostre idee, i nostri ragionamenti. Sindaco, quando io le ho detto sì te stesso, gliel'ho detto perché mi sembra che le prime azioni che lei ha posto in essere non fossero frutto del suo sacco, che è un sacco che penso insomma possa dare molto di più di quello che ha dato fino ad oggi, ma noi ovviamente lo aspettiamo nel percorso. Oggi però devo sottolineare un vulnus che c'è, un vulnus che è talmente evidente da mettere in discussione, credo, una storia di letteratura della sinistra che riguarda i giovani, che riguarda le donne, che riguarda l'ambiente, perché e ovviamente questa mia critica non è rivolta alla persona che mi sembra essere la
vittima di un sistema. Mi rivolgo ovviamente alla sua scelta di un assessore donna, perché necessitato dalle quote rosa, scelta non per meriti, ma scelta soltanto perché indicata da qualcuno che è il padre di questa persona. E ovviamente parlo di Teodoro, e quando parlo di Teodoro io parlo con rispetto. Parlo con rispetto perché Teodoro è una di quelle persone che va in mezzo alla gente. Per favore, fate terminare. Va in mezzo alla gente, prende i voti. Consigliere Teodoro, lasci continuare il consigliere Masci. Quando parlo di Teodoro parlo con rispetto perché è una persona che va in mezzo alla gente, chiede i voti, prende i voti e si muove di conseguenza. Ma questo non vuol dire che io sostengo le scelte sbagliate fatte da chi per un sistema che poi porta a una situazione paradossale mette in giunta sua figlia rispetto a necessità che sono diverse, perché questa scelta è una scelta che veramente mette in discussione le quote rosa, perché se c'è una legge sulle quote rosa che riguarda il fatto che devono essere introdotte le donne perché bisogna dare spazio a una differenza di genere che c'è, poi la scelta non può ricadere su chi non ha meriti, ma è una scelta dipesa soltanto dal figlio di. Se si devono scegliere i giovani, ed è giusto scegliere i giovani, soprattutto in questo momento storico, per dare spazio alle nuove idee, alle effervescenze che contano per far crescere la nostra società, non si possono scegliere i giovani perché sono figli di, ma bisogna scegliere i giovani per merito, per competenza, per passione, anche per consenso, perché ci sono tanti giovani che si sono candidati in queste elezioni, tanti giovani sono seduti anche in questo consiglio comunale, altri non ci sono, però tutti quanti si sono impegnati con la stessa passione, con lo stesso sentimento, con la stessa voglia di fare per la città, non hanno raggiunto l'obiettivo, ma hanno concorso affinché altri raggiungessero questo obiettivo. E allora la mortificazione per questi giovani è che oggi c'è un giovane che è stato messo perché quota rosa, perché giovane, ma che non meritava di essere in questo posto. Lo ha messo questo giovane, è stato scelto dal padre, perfetto, l'ha scelto il padre, che meritava di mettere una persona in giunta perché ha preso i voti, perché ha una lista che prende i voti, e anche questo era giusto. Però il discorso finale qual è? È che la scelta è totalmente sbagliata, e questa scelta sbagliata l'ha fatta il sindaco, che con autonomia avrebbe potuto scegliere altro, e invece ha scelto di perpetuare un sistema di potere che danneggia tutti quanti noi. E allora si mette in discussione la donna, si mette in discussione il giovane, si mette in discussione un sistema. Ed è questo. Per favore, questo comportamento perché non è possibile. Mi scusi, consigliere Masci, alla prossima. Mi scusi, questo comportamento non è un comportamento adeguato ad un'aula consigliare. Ascoltate, lo abbiamo letto all'inizio, il modo di comportamento del pubblico. Grazie. Sì, anch'io invito i presenti a mantenere un atteggiamento consono a quest'aula, perché noi dobbiamo rispettare quest'aula, al di là delle polemiche che facciamo, perché poi quando siamo dentro, e ha detto bene il consigliere Martelli, che saluto e a cui auguro un lungo percorso politico, ha detto bene, noi siamo qui per rappresentare tutti quanti la stessa città e tutti quanti abbiamo la stessa passione, al di là dei ruoli che andiamo a svolgere. Per questo chiedo al sindaco di non fare questi errori, perché poi questi errori ricadono su tutti quanti, ricadono su di noi, ricadono su chi poi ha fatto delle scelte pensando di farle nel giusto, ma che forse doveva essere indirizzato in un'altra maniera, forse doveva essere indirizzato nel senso di dire non fare questa scelta, perché quello che hai fatto, che era giusto che tu facessi, il risultato che hai ottenuto viene messo in discussione da una scelta sbagliata, perché questa è una scelta sbagliata. Qui forse bisognava chiamare il telefono azzurro, bisognava chiamare il telefono rosso, non lo so chi bisognava chiamare. La scelta è sbagliata e noi vogliamo con forza sostenere che questa è una scelta sbagliata, che ovviamente verificheremo nel tempo, però consigliere Masci, sono 10 minuti. Sia autonomo nelle scelte, perché noi dovremo scegliere sull'ex COFA,
A me spaventa una frase che lei ha detto. Lei ha detto: sceglieremo soggetti economici ad hoc per trovare i fondi. Ecco, noi abbiamo già visto in quell'aula la scelta di soggetti economici ad hoc per trovare i fondi. L'abbiamo visto con la scelta della mobilità urbana e con i parcheggi. Un'operazione fallimentare che si è rivelata pericolosa per questa città e che noi abbiamo bloccato. Ecco, consigliere Masci, si avvia la conclusione. Speriamo che non si ritorni a quei tempi, perché noi quei tempi li combatteremo con forza, come li abbiamo già combattuti. Invece, se vogliamo costruire un percorso che porti a una scelta giusta per l'ex Cofa, ad una scelta giusta per l'area di risulta che oramai deve essere avviata verso una soluzione definitiva, la scelta giusta per il centro commerciale naturale di cui tutti parlano, però poi le scelte importanti, le scelte forti, le scelte che caratterizzano questa città le abbiamo fatte noi in questi 20 anni, sono scelte complesse che devono essere anche accettate e le abbiamo anche pagate forse, ma nel tempo queste scelte hanno dimostrato che la via giusta di una città più vivibile, una città sostenibile, una città che sicuramente guarda alle famiglie, guarda ai bambini, guarda le mamme con i carrozzini, guarda chi fruisce del centro, che fruisce della città in maniera non assediata dalle macchine ma in una maniera molto più consona e rispettosa dell'ambiente. Ecco, queste sono le scelte che noi vogliamo fare e che in questi anni abbiamo fatto. Su queste scelte noi ci saremo, su altre scelte faremo un'opposizione seria, un'opposizione costruttiva, un'opposizione che andrà verso la soluzione dei problemi, ma saremo qui sentinelle della serietà, della correttezza e della legittimità. Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Testa, capogruppo Testa, ne ha facoltà. Grazie presidente, buongiorno a tutti, anch'io mi unisco ai saluti fatti da